Ariano, Ariano ce l'avete sempre nel cuore. Ariano, Ariano è il mio profondo cuore, Ariano è bello. Tutta la famiglia Ariano, nata in Ariano e venuta in America. Una festa nella festa grazie all'Associazione Nazionale Polizia di Stato che ha aderito con una delegazione arianese al Columbus Day 2016, valorizzando le eccellenze del territorio. È un sogno, questo è un sogno proprio, proprio famiglie di Ariano. E questa video va per tutti di Ariano. Il tuo ristorante, ci sono tanti segni di Ariano che porti nel cuore. Sì, sì, sì. Il segno e la storia non solo di italiano, ma la storia di tutta l'America. Arrivava qua, noi in America di immigrants, e questa è la cosa che arriva quando arriva in America. C'è grande emozione oggi. Sì, 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 molto, molto grande, molto grande. È un piacere per tenere tutto quanto qui, insieme con Media, Mari e tutta la famiglia. De Media. Una grande accoglienza quella di oggi. Sì, noi ringraziamo Anthony Bellapiglia per la calorosa accoglienza che ci ha fatto in questa giornata. E l'emozione è anche nostra, l'emozione di essere qui con tante persone di origine italiana che vivono negli Stati Uniti, che ci hanno fatto sentire il calore di essere a casa, di essere in famiglia. Presente anche il comune di Frumeri con il sindaco Angelo Antonio Lanza. Anche qui in America abbiamo mostrato quali sono le eccellenze appunto dell'Irpinia, portando dei prodotti che sono rinomati in tutto il mondo. Parliamo dell'olio, l'olio di Ravece, abbiamo la DOP che è spettacolare, la pasta, il formaggio, il torrone, insomma c'è un po' di tutto per rappresentare l'Irpinia anche qui in America.